amici di 8 Channel, ben ritrovati, nuovo appuntamento in compagnia di 8 Mattina. Siamo sempre in diretta dagli studi di Benevento. Allora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori e come sempre buongiorno al nostro Gianrico. Buongiorno a te cara Imma, buongiorno cari amici telespettatori di 8 Channel, cari amici telespettatori, perché devo far sentire, perché mi hanno scambiato per marchigiano, quindi meglio far sentire l'accento pugliese. Basta questa dizione che toglie gli accenti. Signore e signori, buongiorno anche a Imma, l'ho detto Imma, sì, ti ho già salutato, sì. Basta, non puoi te ne approfitti. Quindi signore e signori, buongiorno a tutti gli amici di 8 Mattina. Oggi già ci stiamo avvicinando alla fine, no alla fine proprio, alla conclusione di questa edizione martedì, però oggi concludiamo con Benevento, perché sì, la settimana prossima saremo in un'altra redazione, invece questa è l'ultima puntata di questa edizione qui a Benevento. A Benevento. Triste, come vediamo se il maestro ha preparato qualcosa di triste. Mamma mia, no ragazzi, sì, ogni momento ha bisogno della sua musica, per cui dai. No, ogni momento ha bisogno di una colonna sonora, quindi il maestro... No, io ho paura quando fate così. No, vabbè maestro, quando ti presento però? Maestro, sono 2 anni che facciamo questa... No stare. Maestro, basta. Signore e signori, il maestro Peppone Relmi. Ah, sì. Quasi scelto. Come d'altre... Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Buongiorno a tutti, buongiorno amici telespettatori, buongiorno Imma, buongiorno Gianrico. Buongiorno, bravo maestro, bravo. Vedo che non hai seguito il suggerimento di Gianrico. Ottima scelta. Da qui deduco che non è che siete tanto dispiaciuti di terminare l'edizione di 8 Mattina. No, ma ogni giorno è sempre un bel giorno. Io volevo fare una cosa perché sono triste e loro... No, la spiegazione è un'altra. Quale? È che ogni giorno è sempre un bel giorno, ad 8 Mattina l'abbiamo detto, c'è sempre il sole, quindi nulla può toglierci il sorriso. La fiera del luogo comune. Signore, sì, maestro Peppone Remmi, tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Senti, vuoi fare pure tu una frase fatta così, veloce, veloce? Bella, un luogo chi dorme comune non piglia appa, che è una cosa del genere, vai. Have you. Madonna, vai, andiamo avanti. No, io me ne vado stamattina. Perché fa così? È una frase fatta. I nostri ospiti perché ci guardano così contestare. Ma ci hanno ragione, giustamente. Dicono, ma come? Il loro maestro, come iniziano così lo contestano? Lui è così. Queste freddure. Bella, che freddura. Cosa deve fare il maestro? Dipende, se vuoi far partecipare. Sono troppo facili. Oggi sono allora presentiamo la Peps Rubrics. I santi non lo so, però i vips sono facili. Eh sì, oggi ragazzi si festeggia San Gausberto. Vabbè basta, hai ragione, andiamocene. San Gausberto. Lasciamolo solo, andiamocene. No, esiste, non solo, anche San Eutropio. Dai, ora dimmi a ragione, ma non puoi dire il contrario. Non puoi dire il contrario, perché lui va su Wikipedia e quindi ha trovato San, come? E San Secondino. Pure. Sì, sì. Ma vogliamo verificare che non sia un sito, sai, di quelli un po'... A scherzo, di quelli un po' simpatici, in realtà il maestro è convinto da un anno a questa parte di... Cara Imma, esistono, quindi auguri a tutti Procopio... Gli Eutropio, i Gausberto e i Secondino. San Secondino si festeggia a Capua. A capo? Ah, sì, veramente? Sì. Aspita. Conoscete un Secondino e Eusberto? Che cos'è? Gausberto e Eutropio. Ci sono i vips oggi? Sì, sì, ci sono. Auguri di buon compleanno a Bruno Vespa. Troppo facile oggi. Giuseppe Tornatore. Troppo facile. Paul Gascoigne. No, questo è un po' più complicato. Ho visto che ha annuito. Annuito? La nostra ospita. Vediamo se conosce Paul Gascoigne. Personalmente, però... Sai, sì. No, perché noi di solito facciamo il quiz. Però erano troppo facili. Ma questo qui però è un po' più complicato. Vediamo se qualcuno conosce Paul Gascoigne. Questo è un po'... Il compagno di banco. Veramente. No, come compagno di banco questo è un po' pericoloso. Però, non lo conosco. Cosa però, faceva? Calciatore ne ha fatte tante nella vita. Ha fatto un sacco di danni. Però andiamo avanti.
Auguri a Salvatore Ficarra. Ah beh, questo è Ficarra e Picone. E sì, poi? E per la gioia di Gianrico ad Anita Blonde. Ma sai che Anita Blonde non mi ricordo? Chi è la cantante? Chi è? Per la gioia di no, Gianrico. Gianrico, no. Anita è vero. Sì. Sì. No, diciamo che non sapevo, però come mi ha detto per la gioia di Gianrico, ho intuito. Pure io ho intuito. Vabbè, non la conosco, però sicuramente sai. Sarà capitato. Nei meandri del web prima o poi qualcuno. Bene, e basta, sono finiti? Sì, sì, sì. Perfetto, Caraimma. E allora facciamo così, presentiamo subito gli ospiti. Vai. Puntata dedicata a gusti e sapori sanniti. Ne parliamo con lo chef Daniele Roviezzo, buongiorno Daniele. Buongiorno, ben arrivato. Pizzaiolo sannita Alessandro Tirino. Buongiorno. E la fiduciaria Slow Food Tamaro Fortore Maria Grazia Marchini. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, ma prima di entrare nel vivo della discussione vediamo la copertina di presentazione di questa puntata firmata da Cristiano Vella. Vai Cristiano. In Campania il cibo non è solo mangiare, tutt'altro. L'atto finale, la consumazione di un pasto, è solo l'ultimo step di una catena che mette insieme tante cose, dall'arte alla poesia, alla letteratura, alla fantasia. E già, perché questa terra di materie prime da sempre mette gli uomini davanti a un problema ben più serio del mangiarlo, quel cibo. Come prepararlo, come raccontarlo, come renderlo bello oltre che buono. E nella terra in cui già Plinio il Vecchio e Orazio scrivevano veri e propri trattati su vini e cibi, nella terra che si privò della nobiltà, ma non dei monzù, i cuochi della nobiltà che andavano a cucinare nelle case dei borghesi più ricchi, la sfida continua. Non è un caso se, ad esempio, la Campania è una delle terre più stellate d'Italia, se i suoi chef, maschi o femmine, mettono in fila trionfi culinari uno dietro l'altro. Tenendo ben salda una tradizione che ha stuzzicato il palato e non solo a re e regine ancora oggi, giovani chef, esperti, maestri del trattamento di alcuni cibi si mettono alla prova per creare piatti ottimi. Ma non solo, basta guardare alle materie prime. Da queste parti vengono realizzati prodotti d'eccellenza più che nel resto d'Italia. Basta vedere la miriade di cibi e vini che vengono protetti dai disciplinari. E c'è chi ogni giorno si trova a difendere questo tipo di prodotti da truffatori o semplicemente da processi industriali che ne pregiudicherebbero sapori e tradizioni. Insomma, tra pizze e piatti di pasta, tra pietanze a base di pesce o formaggi, il mosaico è di quelli stupendi, spettacolari, di quelli che stimola l'appetito ma soprattutto la mente, per raggiungere altezze sempre maggiori, senza mai dimenticarsi delle basi. E allora grazie al nostro Cristiano Vella. Mangiare in Campania è un'esperienza, tantissimi prodotti nel sagno d'eccellenza, tanti chef, giovani pizzaioli che si cimentano nella ricerca della tradizione ma con innovazione. Come faranno lo scopriamo tra poco, intanto partiamo proprio dalle eccellenze, dalle tipicità da tutelare. Questo è l'impegno di Slow Food che in qualche modo gli chef sono una sorta di collante di quella che dovrebbe essere la catena finale, perché l'obiettivo di Slow Food è soprattutto promuovere sempre più un consumatore che sia, scusa il gioco di parole Maria Grazia, consapevole, che sappia scegliere le etichette, che sappia selezionare un prodotto, perché è facile dire ne abbiamo tanti di prodotti d'eccellenza, abbiamo tanti prodotti tipici, però bisogna poi saperli scegliere bene. Sicuramente, hai ragione Imma, innanzitutto ti ringrazio per l'invito in questa realtà giovanile, giovane, fresca di 8 mattina. Io sono tra i fiduciari di Slow Food Campania, una delle più giovani, e quindi ho accettato di buon grado l'invito ad essere qui. Slow Food cosa fa? Fa tante cose belle, e sicuramente quello che hai detto tu degli chef è un passaggio importante, perché ad oggi i prodotti in esame sono tantissimi. La biodiversità che la nostra provincia di Benevento offre, ma diciamo anche la nostra regione Campania, è tantissima. Noi di Slow Food tuteliamo questa grande biodiversità e gli chef ci danno una grossa mano. Perché? Perché la selezione e l'approvvigionamento di questi prodotti deve accadere nei nostri contesti locali, con grande attenzione al produttore, perché è il punto di partenza. L'utente finale è quello di arrivo e ci deve arrivare con una consapevolezza che Slow Food trasferisce ad ogni anello, ad ogni passaggio, fino ad arrivare al consumatore finale.
Ritieni ci sia maggiore consapevolezza oggigiorno? Forse questo processo avviato già da qualche anno sta in qualche modo è stato avviato? Sicuramente il nostro presidente nazionale internazionale Carlo Petrini, noi ci onoriamo anche di avere un presidente nazionale sannita che è Gaetano Pascale, e è stato fatto da loro un grande lavoro, un grandissimo lavoro negli anni addietro, che noi giovani leve nel mondo associativo e nel mondo produttivo ci ritroviamo. Dall'altra parte abbiamo dei consumatori che ci chiedono, che ci fanno tante domande: da dove viene questo prodotto? Perché molto spesso cosa accade? L'etichetta non ha tutta una serie di informazioni necessarie a trasferire nozioni a riguardo il territorio, la produzione, i meccanismi agronomici, e molto spesso l'etichettatura è carente. Io con te poi vorrei in qualche modo approfittare di questa occasione, di questa puntata, anche per fare informazione rispetto a come leggere un'etichetta. In questo salotto ne abbiamo parlato tante volte, rispetto a quelle che potrebbero essere informazioni che spesso traggono in inganno il consumatore. Ma dicevi una trasmissione giovane, perché no? Naturalmente abbiamo voluto scegliere chef giovanissimi che hanno deciso però di sposare la tradizione. Cosa accade, chef Rovi, quando la tradizione, la scelta di prodotti locali, la scelta di prodotti che hanno da sempre contraddistinto la cucina sannita, in particolare tu sei dalla Valle Caudina, incontra il 2.0, l'innovazione? Ecco, buongiorno a tutti. Allora, il nostro discorso tra chef, tra produttore, portare il piatto finito a tavola è proprio questo: l'importanza di dare un'eleganza al piatto e cercare anche di alzare il livello del gusto e dare importanza a quel prodotto, quindi elevarlo alla massima potenza, se si può dire alla massima potenza. Ecco, da partire dal prodotto base povero e renderlo molto importante. Prodotto che ritieni possa fare proprio questo, un prodotto povero, base, che è trasformato in qualcosa di più importante, di ricercato? Come un peperone, una mozzarella di bufala, sono elementi che in Campania, secondo il mio punto di vista, sono da valutare moltissimo, ma mischiare un attimino anche dei prodotti fuori dal nostro territorio, e questo è quello che cerchiamo di fare noi. Portiamo il piatto e gli diamo questo tocco magico. Facci immaginare qualcosa anche a noi stamattina: un peperone, una mozzarella di bufala rivisitati, che incontrano anche prodotti che provengono fuori dal territorio. Quali? Ecco, un peperone arrostito, cotto a bassa temperatura, con dei crostini di pane aromatizzati con erbe di campo e pistacchio di Bronte, volendo mettere con una crema sifonata affumicata, una patata viola, ecco, un'acciughetta sopra, e questa è la rivisitazione di ogni cosa, una riduzione particolare, ecco, che sia cetara o che sia ci sono a breve tante. Ce ne racconterei altre. Vogliamo sapere anche poi, tu insegni, nonostante sia giovanissimo, insegni anche al Gambero Rosso, quindi ti occupi anche di giovanissime leve. Abbiamo detto però, siamo partiti, Maria Grazia, da una copertina di presentazione che diceva, senza mezzi termini chiaramente, con un po' di orgoglio anche campano: in Campania mangiare è solo la fine di una lunga esperienza, di un processo di ricerca, ma soprattutto, io sottolineerei, è un'esperienza. Noi questa mattina stiamo parlando di cibo, stiamo lasciando immaginare ai nostri telespettatori tutto quello che è possibile gustare in questo territorio senza d'altronde mostrare nulla, ed è anche questo il bello. Ma se c'è un prodotto tipicamente campano, quello è la pizza. Poi, se questo prodotto tipico, tradizionale, la tradizione per eccellenza come la pizza, incontra la scelta di un pizzaiolo giovane che vuole assolutamente innovare, diventa un capolavoro. Sì, appunto, noi proviamo ad utilizzare, cerchiamo di utilizzare i propri prodotti slow food, sanniti, principalmente a chilometro zero, che sono prodotti qualitativamente buoni sulla pizza, partendo appunto la pizza, un impasto, partendo proprio... Parti dalla farina. Dalla base, che è l'impasto, il disco pasta, facciamo nel nostro locale, facciamo un impasto con cereali
sanniti, cereali sanniti che potremmo dire anche antichi, in quanto sono grani come la romanella, che è un grano tenero, la saragolla, che è un grano prettamente sannita, diciamo, che è coltivato da tempo nel sannio, e sono grani non modificati geneticamente, e quindi proviamo proprio ad utilizzare un prodotto di qualità, come facevano i nonni nostri, diciamo. E vengono macinati poi questi grani, non raffinati con mulini a rulli, ma un mio produttore, appunto, coltiva questi grani e me li macina, cioè non solo a me, li macina a pietra, con un mulino a pietra, proprio come si faceva una volta, e non, in modo tale da non raffinare, da non togliere tutto, come il germe di grano, le fibre, altre proteine che contengono il grano, appunto. E quindi, partendo da una base, un disco pasta di qualità sannita, perché sono grani sanniti, andiamo a mettere sulla pizza, appunto, prodotti del sannio e a chilometro zero, e anche prodotti slow food, non solo sannio, anche perché faccio un esempio, il pomodorino del Pienolo a pacchetelle, che è un prodotto slow food, però è parliamo del Vesuvio, i piedi del Vesuvio, ma c'è anche una salsiccia rossa di Castelpoda, ad esempio, che è un ottimo prodotto, e come tant'altro. Utilizziamo prodotti come il fior di latte, innanzitutto, fior di latte del Taburno, che non è un prodotto slow food, però è comunque un prodotto di qualità. Appunto, chilometro zero, io sto ai piedi, quasi ai piedi del Taburno, e ad Airola, e quindi utilizziamo prodotti nei dintorni, appunto. Ecco, per far sì, Maria Grazia, però, che questo loro lavoro di ricerca e di selezione delle materie prime, partiamo proprio dalla base, dalla scelta delle materie prime, sia poi apprezzato, sia capito, perché inevitabilmente ci ritroviamo a parlare anche di costi, perché se scelgo di usare solo ed esclusivamente un olio extravergine d'oliva, che sia realmente extravergine d'oliva, inevitabilmente ho dei costi diversi. È necessario quindi il lavoro, che d'altronde porta da sempre avanti Slow Food, di far sì di che ci sia un consumatore che sappia quello che sta mangiando, che sappia quello che sta acquistando. Di recente la vostra iniziativa per l'olio, proprio domenica scorsa, se non sbaglio. Esattamente, la consapevolezza nei confronti dell'acquirente, noi lo chiamiamo il consumatore, il coproduttore, è fondamentale, Imma, è fondamentale nel senso che l'opera di informazione a noi avviene attraverso una molteplici progetti. Abbiamo l'Arca del Gusto, che è uno dei progetti più importanti che sostiene Slow Food, all'interno del quale vengono inserite una miriade di prodotti che talvolta vengono sconosciuti ai più al mercato globale. E questo non deve accadere. L'Arca del Gusto li tutela, li protegge, li mette tutti insieme e li valorizza. Ed è accessibile a tutti, nel senso che le giovani professioni della ristorazione possono attingere ai prodotti dell'Arca del Gusto. Allo stesso tempo le comunità del cibo, quello di cui citava prima il nostro giovane amico, è un progetto Slow Food che è una comunità del cibo, dei grani antichi, colline beneventane. Il ripristino degli antichi semi è una cosa importantissima. Gli ultimi 40 anni di economia verde hanno introdotto a livello produttivo una quantità di grani diversi da quelli che ci appartenevano, come la romanella, il senatore Cappelli, quelli che sono stati citati prima. C'è stata quasi una trasformazione però del grano. E noi li avevamo, li abbiamo persi. L'opera di Slow Food è stata quella di andarli innanzitutto a ricercare. Quest'anno appunto un produttore a San Giorgio La Molara, che in maniera quasi provvidenziale ne aveva conservato un pezzo, ma anche la ricerca di queste antiche sementi è una cosa molto laboriosa, molto difficile, perché l'introduzione dei grani moderni ha consentito l'estinzione dei grani antichi, e come giustamente ci diceva lui prima, la molitura è il passaggio più importante. Ricerche che poi vanno di pari passo con quelle che è la salute, perché parliamo
anche delle intolleranze, si sta tornando proprio alla ricerca di grani che non utilizzavamo più, effettivamente per rispondere a un'esigenza sempre maggiore di intolleranze da parte della popolazione. Non voglio scendere in campo scientifico perché ovviamente non ci compete, noi siamo un'associazione di promozione sociale, però ecco, dire che fanno bene, che fanno più bene, questo sì, mi sento di dirlo. Il fatto che una molitura a pietra con che consente al grano di ritrovare poi nella farina tutti gli oligo elementi e tutte quelle sostanze nutritive che fanno bene, io sento di dire che i grani autoctoni fanno bene. E quindi, come dicevi tu, dall'altra parte il consumatore pian pianino si deve abituare e deve avere la consapevolezza che il cibo è salute. Cibo e salute. Scusa, se, prego, no, prego. Appunto, principalmente i grani antichi sono anche poveri di glutine, sono poveri di glutine, e non vorrei dire che molte intolleranze, appunto proprio la celiachia, che noi facciamo anche la pizza senza glutine, vedo che ci sono tante persone che hanno questo, diciamo, questo problema. Oggigiorno si trova un po' tutto anche nei supermercati, però io credo, e non vorrei dire che è così, però credo che principalmente grazie all'uso di farine molto raffinate che contengono solo glutine, si può dire, perché viene tolta tutta la parte vitale del chicco di grano, quindi parliamo del germe di grano, viene tolto proprio per poterlo conservare più a lungo e quindi avere una data di scadenza. Sì, attualmente più sono proprio ricerche in corso per verificare se l'utilizzo di un grano diverso, come diceva Maria Grazia, che torni al passato, a quel tipo di grano che non pian piano del tempo abbiamo proprio perso, possa in qualche modo ridurre l'aumento delle intolleranze al glutine, certamente, che invece negli ultimi 10 anni sono aumentate notevolmente, soprattutto si presentano anche in età adulta. Sì, è vero. Sono molte persone che vedendo al mio locale, che prima erano clienti della pizza normale, poi prendono la pizza senza glutine, dico, ma come mai? E dice, no, ho fatto le analisi, ho scoperto che... Quindi vedi, saper cucinare bene, saper dare un buon servizio significa anche sapersi adattare poi a quelle che sono le esigenze che nel tempo cambiano, ma la scelta delle materie prime è fondamentale, fondamentale quindi saper fare anche un discorso salutista in qualche modo, però cucinare è fantasia, cucinare è passione, cucinare è bellezza in qualche modo. Certo, infatti io oltre al, ecco, diciamo, stiamo anche producendo delle paste un po' usando anche delle farine, tra virgolette si può definire farina, farina di castagna, farina di germe, camut, grande saraceno, che comunque hanno farina molto fantasiosa e anche molto buona alla fine. Ecco, io dico sempre che le persone bisogna educarle a mangiare e non, ecco, a essere sempre standard. Educare le persone a mangiare in un certo modo e far capire il prodotto come viene lavorato, è tutta una storia. In che modo? Per fare questo bisogna avere anche il coraggio di osare, cambiare magari un menù a cui le persone sono affezionate, a cui le persone sono abituate, e proporre cose nuove. Sapori proprio diversi, accostamenti. Io dico sempre un po' alla volta, un po' alla volta, giusto perché le persone si devono abituare, perché se dalla mattina alla sera noi cerchiamo di cambiare tutto, le persone le confondiamo soltanto e quindi poi c'è la scelta di non andare più al ristorante, no, non andiamo là perché lì si mangia troppo particolare, poi magari... Con la scoperta ho tanti clienti, no? Io uso molto le cotture a bassa temperatura, che mi piace giocare in questo modo. Vengono dei clienti, dice, sai, chef, ho visto la cottura di uno chef in televisione a bassa temperatura, sono 10 anni che facciamo queste cose, quindi ecco, vedi, uno si interessa, dice, ah, quella è una cucina salutare. Con il tempo le persone devono essere soltanto educate e portate con un certo ritmo, perché tutti insieme sennò si fa casino. Possiamo dire che con il tempo è cambiato proprio il ruolo dello chef, come è cambiato ne parliamo tra pochissimo, perché devo fermarmi per una breve pausa pubblicitaria. Torniamo subito dopo, sempre in diretta ad 8 mattina, tra poco. Where I belong, West Virginia, Mountain.
mamma, take me home, country road. Ben ritrovati in diretta ad 8 mattina, grazie al maestro Giuseppe Relmi. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di gusti e sapori campani, dalla pizza ad un menù molto ricercato che però incontra sempre la tradizione, fino a parlare di quello che è il lavoro di Slow Food per informare, fare informazione, sensibilizzazione rispetto ad una spesa proprio che sia consapevole. Ma ci siamo lasciati prima della pubblicità parlando del nuovo ruolo dello chef 2.0, di come è cambiato il ruolo di chi prima stava semplicemente in cucina, adesso fondamentale l'impegno a comunicare quello che fa. Eh sì, è vero anche questo, cioè lo chef deve anche saper uscire un attimino dalla cucina e dare le giuste informazioni al cliente, così dire, no? E, non so, mi interrogo e poi mi fai queste un domande. Un aneddoto particolare, qualcosa che tu prima ci hai raccontato, hai detto in maniera molto semplice, che poi è la verità, no? Dice, ma io sono 10 anni che cucino a basse temperature e poi mi arriva magari qualche cliente e mi dice, ma chef, l'ho visto in TV che cucinare a basse temperature fa bene, è buono e fa bene, quindi poi torniamo al discorso di quello che fa anche bene. Questo è l'esempio lampante di ogni cosa, ecco, esce in TV, l'ho visto, ok, vabbè, io lo faccio già da un bel po'. Salutare, perché a parte abbatti i costi, quindi può essere un vantaggio sia per il ristoratore che per il cliente, e poi il prodotto è sempre fresco, perché poi usando abbattitori, attrezzature giuste in cucina, permetti a un alimento di non alterarsi e poi di essere sempre fresco al, non dico al 100%, ma quasi. Ci hai parlato prima di quando prodotti locali devono in qualche modo incontrarsi, scontrarsi però sempre in maniera armoniosa anche con prodotti che vengono da fuori. Da fuori, sì, certo, faccio un esempio, se vogliamo parlare di pasta, ecco, abbiamo fatto un tortello di mozzarella di bufala con un gambero rosso all'interno, con una crema al pistacchio, una crema di fave, ecco, mischiando sempre degli elementi terra, mare, formaggio, e quindi da questa particolarità un gusto molto deciso, molto buono, dallo gnocchetto con una gnocco zucche scampi, con dei pomodorini del pennolo, è sempre questo gioco armonioso di sapori, molto equilibrato, non è quel quei sapori decisi, sì, cioè nel senso non è rustico, ma è delicato, quello per me è l'armonia, è come ascoltare la musica, deve essere deve avere la giusta armonia. Io ti faccio notare che Alessandro ride perché in realtà è quello che lui fa costantemente da giovanissimo pizzaiolo sannita, una ricerca continua dell'innovazione, una pizza che in qualche modo parla, posso dire così? Una pizza che parla, che racconta il territorio in cui viene realizzata. Prima ci hai parlato, sì, della salsiccia rossa di Castelpoto, ma anche una pizza che abbia un cornicione di verdura fresca, locale, chilometro zero. Tu hai detto, noi siamo ai piedi, sì, del tavolo. Noi appunto è un po' una pizza innovazione e tradizione, diciamo, partiamo noi con la pizza, partiamo dalla stuzzicheria, si può dire, fino al dolce. La stuzzicheria, per dire, facciamo una montanara ad esempio che è fritta con un pomodorino fresco nostrano e contadini locali, una mozzarella di bufala campana DOP e un po' di pesto fatto però non con il pecorino romano ma con caciocavallo di pecora essiccato, esempio. Provare sempre a innovare, non fare cose cose tradizionali ma un po' rivisitate, se posso dirlo, fino ad arrivare, come dicevo appunto, al dolce. Ad esempio noi facciamo una pizzeppola, la chiamo io, che è una pizza dolce appunto con il cornicione ripieno di crema pasticcera, poi una volta cotta al disco pasta viene messa la crema pasticcera all'uscita con amarene sciroppate e zucchero a vela. Questa ad esempio è una zeppola di San Giuseppe, come la chiamiamo noi, che comunque è un prodotto locale, è un prodotto oltre che napoletano è anche molto beneventano, forse qui si usa più alle nostre zone farla al forno ad esempio, e nella zona di Napoli si usa friggerla. Oppure si può dire, possiamo fare anche un primo sulla pizza, nel senso non con la pasta, attenzione, con un sugo
come ad esempio diceva Daniele prima, utilizzare prodotti di qualità e basta che siano in armonia tra di loro. E poi ci sono molte persone che prendono questa, una pizza, ad esempio, diciamo, molto buona, però vogliono sapere anche che cosa hanno. Il coraggio di mangiare sì. A volte. E quindi uno va a tavola e spiega. Quindi prima il coraggio per sì. Proporlo e poi incontrare qualcuno che abbia il coraggio di assaggiare. Sì, il coraggio del cliente, deve avere il coraggio di assaggiare, detto, ok, io voglio assaggiare, voglio fare questa cosa, fammela fare questa follia. E anche follia, ci vuole anche un pizzico di follia. Sì, sì. Dove l'avete trovata poi questa follia, tipo con la pizza? Tu stai andando comunque a toccare un prodotto in Campania considerato quasi sacro, la pizza è napoletana, la pizza solo noi sappiamo farla così, siamo un po', siamo in Campania, quindi cacciamo un po' d'orgoglio, non ce ne freghiamo di essere di parte. Certo. I nostri prodotti sono buoni, mangiare in Campania è un'esperienza, però come fai poi andare a toccare un prodotto classico per eccellenza? Sta diventando anche patrimonio dell'UNESCO. Quindi è una cosa molto importante questa, però la cosa, come faccio a toccare questo prodotto? È innanzitutto la passione, in quanto faccio pizzaiolo da quando ero bambino, diciamo, quindi è una cosa che diciamo, avevo sempre la farina addosso, tra virgolette, è nata questa passione a furia anche di fare, di scoprire sempre nuove cose, nuovi prodotti, perché rimanere sempre sulla stessa, fare sempre le stesse cose, diciamo, proviamo sempre una cosa nuova, e quindi nuovi prodotti, nuovi abbinamenti, impasti nuovi, appunto impasti con farine che accennavo prima. E la cosa importante che dico sempre è che però il cliente finale deve star bene, quindi non è che uno deve solo provare e dare un prodotto scadente qualitativamente che non sia buono oppure che sia pesante, ad esempio parlando tutto sempre di impasto. Fino ad arrivare ad essere menzionato tra i 10 pizzaioli che sicuro avranno successo. Grazie, sì, siamo usciti su un articolo dove di Luciano Pignataro che ti ha definito, è sicuramente un bel riconoscimento, sì, no? Infatti tra i 10 pizzaioli che avranno successo, così speriamo. E quindi perché proviamo, appunto, ci mettiamo la passione, non è solo un lavoro, è un lavoro fatto con passione e quindi viene fatto veramente con dedizione, quindi ci mettiamo il meglio, non so come dire. Quindi allora è compito di raccontare quello che c'è, a voi il compito di tutelare e di trasmettere i nostri prodotti. Immaginiamo di raccontare a chi nel Sannio non c'è mai stato, noi speriamo non ci sia nessuno che ci sta seguendo e che magari non conosce il Sannio, però immaginiamo di raccontarlo, perché mangiare qui, cosa c'è in più rispetto, perché una pizza fatta dal nostro Alessandro con la salsiccia di Castelpulci Poto ha quel qualcosa in più? Perché c'è l'innovazione delle aree interne. Il mare in Campania è una cosa meravigliosa, abbiamo avuto la costa che per anni ha dettato le regole del turismo in Campania. Noi abbiamo abbracciato la costa e ci siamo innovati attraverso l'utilizzo e la sperimentazione con prodotti della terra. Io credo che il Sannio è uno dei territori più belli che ci siano in Campania, insieme all'Irpinia, un bacino di prodotti di qualità esportabili innanzitutto ad un mercato interno campano, e quindi parlo dell'area napoletana, casertana, ma anche un mercato internazionale. E questo è possibile perché la qualità dei prodotti, la genuinità, la salubrità c'è, la trasformazione avviene anche grazie alla loro arte, perché poi la pizza è un'arte, saperla fare è tutta nelle mani del pizzaiolo. Noi possiamo fare il meglio che possiamo nella produzione agroalimentare sannita ed è quello che i nostri produttori, allevatori, trasformatori stanno facendo. Il veicolo finale sono appunto loro, i giovani cuochi, dei giovani giornalisti che ci danno una mano nella comunicazione, nel raccontare e quindi io mi rivolgo soprattutto a quella parte della Campania che vive la costa, che vive le realtà metropolitane. Un tuffo nel verde sannita fa sempre bene.
Hai parlato di turismo, inevitabile una domanda sul turismo enogastronomico, se ne parla tanto di questo collegamento tra zone costiere e aree interne, è detto per tanto tempo abbiamo guardato alle zone costiere, è arrivato il momento che le aree interne facciano anche la loro parte, è possibile secondo te questo collegamento che nelle aree interne parta proprio dal turismo enogastronomico? Non solo è passivo. Io immagino un pacchetto, noi siamo molto concreti ad 8 mattino, un tour operator che ti propone 3 giorni al mare e dopo questi 3 giorni di sole e mare, 3 giorni alla scoperta del gusto. Del gusto sannita, noi abbiamo un terroir, i francesi prima di noi hanno valorizzato i loro terreni, i loro territori. Noi ci siamo arrivati, grazie al vino di un'area della nostra provincia molto importante che si è distinto in mercati nazionali e internazionali e grazie a una produzione legata all'allevamento. Noi non dobbiamo dimenticare che in provincia di Benevento ci sono numeri di capi di allevamento e mi riferisco in particolar modo alla marchigiana IGP che ha dei numeri notevoli, ha delle qualità uniche, non solo la marchigiana, abbiamo anche l'agnello, quindi di Laticauda, quindi produzioni ovine. Noi siamo primi, la provincia sannita è prima in tante cose e quindi è necessario per noi avere innanzitutto questa consapevolezza. Quindi tour enogastronomico c'è, le risorse ambientali e culturali sono tantissime, abbiamo dei laghetti splendidi, abbiamo delle passeggiate, dei percorsi naturalistici, organizzare un saper arrivare l'estate assolutamente organizzate una vacanza diversa. Esattamente, innovativa, nuova, anche perché la insostenibilità del vivere quotidiano della realtà metropolitana porta a rilassarsi in ambienti verdi, greening, green. Adesso va tanto di moda, in realtà ovviamente come il Nord Europa, ma noi non siamo da meno. L'Italia è il giardino dell'Europa e il Sannio sicuramente in termini di prodotti e di accoglienza è unico. Promuoviamo il diritto al piacere per tutti, infatti uno proprio degli obiettivi di Slow Food, ma naturalmente nel momento in cui parliamo di eccellenze enogastronomiche, percorsi alla scoperta del gusto, Rovi e Montesarchio, sì. Si sta parlando di recente proprio di turismo, di un turismo che parta dalla scoperta culturale e arrivi fino al gusto delle tradizioni. Come incontrare, come promuovere? State anche cercando, pensi sia possibile arrivare ad un incontro in cui chi da un lato lavora per promuovere il territorio dal punto di vista culturale, paesaggistico, storico, poi possa collaborare effettivamente con chi lavora per raccontare quel territorio attraverso i piatti che prepara in cucina, raccontare il territorio in cucina. Sì, diciamo che restiamo sempre legati al territorio, giusto? Vogliamo stare assolutamente sì. Ecco il taburno, l'ultimo piatto creato era proprio a chilometro zero. Ecco un cannolo di oliva nero con una ricotta di bufala, una cipolla rosa di Bonea, se si può dire, funghi del Taburno che sono tra i finferli, il porcino, il tartufo, i chiodini. Ecco, rimanete sempre al un piatto veramente povero a chilometro, non zero, al di sotto, se si può dire. Ecco. Coltivato in casa, sì, tutto, ecco, sì, cioè, sì, tutto, tutto da prendere tutto lì. Maria Grazia, ti ispira come piatto? Buono. Più che altro è una stuzzicheria, la uso io, come entrè nel mio ristorante. Ma il piacere di stare a tavola, della convivialità, noi siamo i portatori sani di convivialità. Sì. E il cibo deve essere un tramite, anche per chiacchierare poi del territorio, dell'antropologia culturale di un territorio. Il cibo non è solo una soddisfazione di un bisogno fisico, ma è molto di più. Sì, è infatti quello che dicevo io prima, il ristorante deve essere anche un luogo di culto, deve essere come si entra in biblioteca e poi leggi 10.000 libri, ecco il ristorante è quello, si deve comunicare, ho assaggiato questo, sai, ho assaggiato quest'altro prodotto, ti ispira la curiosità di poi di conoscere, perché poi il tempo noi cuochi non ce l'abbiamo, no? Abbiamo sempre affarati tra servizi, fai, compra, vedi la spesa, poi magari un cliente ti dice guarda ho assaggiato la melanzana, una melanzana, tu ti informi su quella melanzana, c'è uno studio, ecco, inizia, si apre un libro e iniziano le ricette.
in qualsiasi cosa, ecco perché oggi stiamo parlando del fatto che comunque le intolleranze e quant'altro, si usa sempre di più farine povere ricercate, dal fatto che comunque un prodotto veramente basilare che non io si conosceva. Così. Noi abbiamo delle farine qui, io ve le mostro, proviamo in qualche modo, abbiamo dei grani, ecco, proviamo in qualche modo, perdonatemi se esco per pochi secondi dall'inquadratura, ma proviamo in qualche modo a farle vedere. Abbiamo pochissimi minuti. Allora, farro, romanella, Aldo, è possibile? Ecco qua. Questa è la romanella, è appunto è uno dei grani sanniti, un grano tenero sannita. Poi c'è il farro che non è sannita, perché il farro è uno dei grani più antichi, quindi non possiamo dire che è sannita, però è, io dico è il genitore, perché il farro, esistono tre tipi di farro: farro piccolo, farro medio e farro grande. Il farro medio è il, diciamo, è il padre della romanella, del grano tenero, no, scusate, il farro grande è del grano tenero, e per quanto riguarda il farro medio, del grano duro. E quindi per questo ho portato anche il farro, e poi abbiamo anche grano duro. Le prendo io. Abbiamo anche la saragolla, che è appunto è un grano duro. Saragolla? Sì. E segale, ecco. La segale qua. Non è della nostra zona, però questa è una segale che comunque viene coltivata qui nel Sannio, viene coltivata qui nel Sannio e è macinata appunto qui nel Sannio a pietra, che ha altre proprietà. Questa è la cosa bella, quando non si trova qualcosa, facciamo sapere, non è della nostra zona, ma si porta qui e poi si cerca di sviluppare una grande cosa, perché trovare un prodotto andando fuori e ecco, valorizzare quel prodotto, magari loro si sanno vendere, noi no. Magari io se lo porto qua, lo riesco a vendere, giustamente, come non so, se aiutami anche tu, no? Come la carne con qualsiasi prodotto, se sono capace di vendere un prodotto, l'ho inventato io, tra virgolette, l'ho creato prima io. Questo è il bello, portare sempre più prodotti nella nostra regione. Beh sì, Maria Grazia prima accennava al vino e accennava alla Francia. Sì, certo. Sì. Che dire, spesso la Francia ci batte, noi però tante volte si ragiona, poi naturalmente non sa me dirlo, sulla capacità che hanno avuto prima di noi di saper raccontare, di saper promuovere, fare effettivamente marketing rispetto a quello che è il vino. Non a caso anche quest'anno i dati ci dimostrano che per pochissimo non siamo primi. No? Esattamente. Un'annata buona di qualità, di quantità, è bello. Ci siamo perché trovare una persona che si occupa della trasformazione e anche delle conoscenze agronomiche vuol dire aver raggiunto una consapevolezza che i francesi hanno acquisito in passato e che noi abbiamo adesso. Quindi non abbiamo nulla da invidiare agli altri paesi europei. Ecco il passaggio quando parlavo dell'innovazione, perché trovare una persona che si occupa della trasformazione dei prodotti, però che va a indagare, che va a selezionare la sua materia prima, è la cosa determinante per poter fare il passaggio di trasferimento di conoscenze e di salute. Come e allora noi abbiamo pochissimi minuti, so che c'è un appuntamento imminente Slow Food che vogliamo ricordare. Come no, noi invitiamo tutti i nostri telespettatori a collegarsi, a far riferimento ai fiduciari locali. Noi nella provincia di Benevento siamo 4, ma ci sono fiduciari in tutte le altre province campane, e quindi andando sui propri siti si possono scoprire una serie di eventi, una miriade di eventi del gusto, di formazioni, noi li chiamiamo anche laboratori del gusto. Eventi rispetto a quale le persone sono sempre più pronte a partecipare, degustazioni. Sì, adesso è un fenomeno di moda e questo ci fa piacere, perché vuol dire che quando qualcuno ci imita e inizia ad imitare i nostri laboratori, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Per cui bisogna partecipare ai laboratori per avere la consapevolezza materiale della diversità del prodotto, della materia prima, e per poter poi distinguere quando abbiamo nel piatto un prodotto italiano vero da quelli, insomma, che vengono
spacciati, diciamo così. Non a caso tu hai un libro, fare la spesa con Slow Food, l'obiettivo è far sì che tutti impariamo a leggere le etichette, impariamo a scegliere bene cosa mettere nel carrello. Perfetto. E allora grazie a Maria Grazia, grazie a Daniele, al chef Roviezzo, grazie ad Alessandro Tirino. Io devo fermarmi, devo dare la linea all'informazione perché c'è il collegamento dal Touch & Screen col sito ottopagine.it per gli aggiornamenti. Noi torniamo subito dopo, sempre in diretta ad 8 mattina con Gianrico Mancini e la rubrica Provaci ancora Tonino, a tra poco. Caro Peppone, oggi mi deve aiutare. Dimmi, Gianrico. Oggi mi sento un po' così, mi sento un poco bene. Come così? Mi sento un poco bene. No, mi piace un po' di ritorno in studio, sai, c'ha da... ti dà quel segno di vita, cioè sei vivo. Ah, vedi? Oggi mi sento poco bene. Di solito in televisione non si usa, cioè, non bisogna dire i fatti tuoi, devi fare sempre finta. Tutto bello, tutto io. No, allora, noi siamo TV Verità. Io non sto bene stamattina, non mi sento tanto bene. Tutto live. Metti che muoio in diretta, lo sai che succede qua? No, non so. Che hai paura? Non vuoi perdermi? No, c'è l'ospite che sta facendo gli scongiuri. Non se ne frega niente proprio di noi. Allora, secondo me un po' di pressione. Aldo, tu che sei uno che fisicamente è forte, e secondo te che cosa può essere? Un po' di... niente. Giustamente il nostro carissimo regista molto simpatico da dietro la vetrina dice... diciamo che come lo possiamo velare il suo gesto? No, diciamo che vuol dire che ha pensato lui, starai diciamo inzuppando il biscotto un po' troppo, capito? Copulazione. La colazione, diciamo che sto facendo tanta colazione. No, Aldo, non sto facendo colazione, anzi sto proprio... E forse niente, quello proprio. È il contrario. Non c'è né latte né biscotti, non ci sta niente. È il contrario, quindi sto poco bene. Sarà la pressione bassa. Secondo me la pressione è bassa. Mi sono preso due caffè e niente. Mi sono preso l'integratore e niente. Cosa dobbiamo fare? Proviamo a fare un po' di shape. Vediamo se mi riprendo. Signore e signori, ben trovati. Aspettiamo che facciano effetto gli integratori. Sono due euro che li ho presi. Signore e signori, ben trovati. Bentornati. Eccoci, provaci ancora Tonino, canale 697 digitale terrestre 8 channel. Però vedi, la situazione comunque va, la parlantina c'è, la lingua c'è, il cervello riesce a connettersi con la bocca. Quindi vado a presentarvi la sigla di Provaci ancora Tonino. Ma prima bisogna dare quel tocco, quell'indizio, quel che basta. La bot di Telegram. Bravo, per far capire chi abbiamo oggi in studio. Mi avvicino un po' da questa parte perché è importante, lui sa già di cosa stiamo parlando. La botta di telecamera per noi è un rito, è un portafortuna, quindi Aldo, quando vuoi facciamo capire ai nostri spettatori di chi stiamo parlando, chi ci canterà i suoi brani. Signore e signori, 3, 2, 1, botta di telecamera, dammi il tempo, che bello, va con la botta di telecamera, dai la botta di telecamera, nice. Ti ha preso alla sprovvista. Sì. L'ultima botta di telecamera, a posto, eccoci qua, avete capito chi è? Ha un nome particolare, come il mio, noi abbiamo dei nomi, tu non c'entri, no, tu sei una persona comune come tutti gli altri, noi invece abbiamo dei nomi originali, a me piace tanto, il mio piace tantissimo. Ma che nome hai? Invece a me piace. A te piace il tuo nome? Però. A te piace? Sì. Ah, è vero, sono scomparso davanti alla telecamera. Allora, mandiamo la sigla così ci facciamo due chiacchiere con il nostro artista. Va bene. Signore e signori, ecco a voi la sigla di Provaci ancora Tonino, vai! Everybody needs somebody.
get a kiss. Finale, fammi il finale, fammi il finale. Papà. Grande maestro! Pellegrino! Varricchio! Oh, grazie, cazzo! Sì! Varricchio! Grazie! Varricchio. Buongiorno! Varricchio! Sì! Pellegrino Varricchio! Applauso, caro maestro! Mamma mia! Mi sto riprendendo! No, è la pressione! Sto stanco! Però, hai visto? Messaggi morse, Gerry! SOS! Ma. Salutiamo anche il nostro Alessandro Fallarino, che è un giornalista eccezionale. Non conosci il ma è anche codice. Molto, ma molto simpatico. Sì. Ma adesso dobbiamo parlare di lui. Signori e signori, è stato qui 3 settimane fa di nuovo, come ospite. Io ci ho preso gusto perché mi trattate così bene che ho deciso di venire. Allora, diciamo la verità. Questa era. Che tu stamattina non potevi venire, dici la verità, tu stamattina avevi degli impegni, sì. Però ci vuoi talmente bene, come hai risolto alla fine? Niente, mi hanno licenziato. Perfetto, è stato un piacere, quando vuoi puoi venire a lavorare qua da di maestro, ormai se suona la chitarra, se suona quale strumento suoni? Niente, le corde vocali. Le corde vocali, maestro, non è... Ci sovrapponiamo un po', però posso fare il coro, non ci sono... Noi togliamo pure la chitarra, così risparmiamo pure qualche cosa, capito? Quindi vieni tu e canti a cappella. Allora, caro Pellegrino Varricchio, cosa è successo in queste 3 settimane? Diciamo se ci sono delle novità, se hai creato un qualcosa di nuovo, se avete fatto qualche altra serata. Allora, la fortuna è stata che a seguito di questa trasmissione c'è stata sicuramente più visibilità per il progetto che siamo venuti a, insomma, a presentare qui, che sono venuto a presentare qui, che ovviamente è una cosa di cui, come tutti i progetti musicali che ogni persona ha il piacere di curare, è una cosa che ovviamente poi dopo fa sempre molto piacere, insomma, da valorizzare. Uh-uh. E tant'è vero che l'idea anche di venire oggi è figlia ovviamente dell'esperienza che abbiamo già fatto in seguito e sicuramente viene fatta per portare alla conoscenza dei nostri teleascoltatori anche un altro progetto di cui io fondamentalmente mi porto oggi, vengo a portarmi come portavoce, anche se questa cosa insomma, è un po' un gioco di parole. Un gioco di parole perché mi sto ingrippando, però in effetti è così perché da quasi 6 anni io curo con lo stesso soggetto con il quale curo l'altro progetto, che presentato qui. Un altro progetto che si chiama Sui Generis, che è una, è una cover band di diversi Una cover band di diversi diversi artisti. Di diversi artisti. È un po' come per il progetto Not Ordinary Jazz, abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione non proprio su un genere preciso, ma su una macro area. Che sarebbe quella del pop rock melodico. Pop rock melodico. Anche quindi se ovviamente, sono 3 generi. Sì, anche se poi in verità ne sono un po' di più perché spinti ovviamente un po' dall'entusiasmo, un po' dalla voglia di fare musica, un po' dalle diverse derivazioni musicali dei diversi componenti del gruppo, noi ne siamo 6, abbiamo un pochino aperto i nostri orizzonti anche a un po' di elettronica, senza però lasciare, anche se in totale antitesi, facciamo anche qualche pezzo rockabilly, insomma, perché? Perché ovviamente andando incontro a un'ottica di esibizione in locali, piazze, eventi, bisogna adeguarsi ad ogni target di clientela, bisogna cercare di andare incontro alle preferenze di un pubblico che sicuramente non è omogeneo, è sicuramente eterogeneo e quindi avrà diverse preferenze. Passi dai sessantenni, settantenni ai giovincelli, ai ragazzi, ragazzi di mezza età, quindi giustamente bisogna adeguarsi a tutti i tipi di clientela, diciamo. Quindi caro il nostro Pellegrino Varricchio, però mo ci devi dare un assaggio assolutamente di quello che voi avete creato, avete fatto, fate, farete. Quale cosa ci fai subito adesso? Allora subito adesso, proprio per cominciare alla stragrande, anche perché uno dei pezzi che mi pone vocalmente è anche più in tensione, mi prova fortemente, quindi farlo da subito, no, è proprio un suicidio. Mi prova. Bravo. Time is running out dei Muse. Signore e signori, il nostro Pellegrino Varricchio
con Is out. Time is running out dei Muse. Perfetto, bravo, va. Vai. Cioè, veramente sei una cosa spettacolare anche da vedere. E mi ricordo, mettimelo un poco di ritorno in studio, ti prego, appena appena, Peppino, dai, ti voglio bene, non mi sento ancora, metti un altro poco e dai, se no sto a parlare fino a dopo domani, sto qua fino a parlare. Vedi, mettimelo un poco di co. Ah, vedi, mo sì. Ah. Peppino! No, va bene, mi piace, tipo oltre Tompa. Allora, Pellegrino, io mi ricordo una cosa che dicesti l'ultima volta, la prima volta, che tu non hai iniziato a cantare da tantissimo. Cioè, questa cosa mi ha colpito, perché tu comunque hai una trentina d'anni, siamo super giulli, e non diciamo l'età giusta, quanto? 31. Ah, quindi la secca, 31 anni. Sì. Quindi... Uno
quello che ti sta sentendo adesso dice: ma no, è bravo, questo è proprio forte. Chissà da quanto tempo canta, chissà quanto ha studiato. Dici un po', quando è iniziato a cantare? A 25 anni. 5 anni fa è iniziato a cantare. 5 anni fa! È una cosa bellissima questa, perché non è facile poi arrivare a certi livelli. Ma soprattutto, la cosa che colpisce di più, io ti parlo personalmente, io sono uno che fa tipo le recensioni su TripAdvisor. Ah, però bravo. sempre pagando ai miei gusti. Tu pagate giù gratis la recensione fatta per me. Però riguardo sempre ai miei dei gusti personali. Sì. È bello vedere un artista che mentre canta la interpreta. Tu, ho notato adesso, proprio ti dai da fare, cioè ti scaldi, ti emozioni, regali emozioni, ti muovi, fai il segno della chitarra, ti spacchi la testa contro il muro. Dal vivo ancora di più, dal vivo ancora di più, ti immagini tipo Freddie Mercury, ma una cosa meravigliosa. Faccio schifo, cioè nel senso che... Beh, lì che tutto sudato, sì. Alla Piero Pelù, che tutti i peli, che è una cosa bellissima. Questa cosa è bella. E non so se tu segui Talent. Sì. Hai visto sì. La finale di Amici? Non l'hai vista? No. Io ho visto un pezzettino quando c'erano i due finalissimi, diciamo, c'era il ragazzo Sergio, quello che ha vinto, ed Elodie. Elodie stava là con il microfono a mano. Bella voce, indubbiamente, però stava lì come un palo che hanno messo ad Avellino dalla metropolitana leggera che non servono a niente, capito? Sì. Madonna, faccio pure satira, so forte però. E poi, scusami. Poi c'era Sergione, questo ragazzo di 2 metri enorme che pesa un quintale e mezzo, e non lo voglio offendere ma è la pura verità, che si scatenava sul palco, si muoveva, ti attirava, cioè attirava lo sguardo, attirava l'attenzione verso di sé. E quindi, complimenti, tu hai fatto su casi per dire che sei eccezionale, è un complimento. Questo aspetto, secondo me... questo argomento abbraccia un pochino anche il modo in cui l'artista interpreta il brano. In effetti noi pensiamo che la voce sia uno strumento, in effetti è così, però ha anche una duplice valenza, perché ovviamente tu quando canti o quando esprimi un qualcosa esprimi comunque un'emozione. Assolutamente. E questa emozione, che tante volte si può sicuramente tradurre in una intonazione sicuramente approssimativa, anche perché ovviamente muovendosi comincia a mancare il fiato, non hai la possibilità anche di gestire i muscoli diaframmatici. Ci vuole anche una preparazione assolutamente sicuramente fisica. Però infatti Sergio, essendo di 2 metri e parecchi chili, faceva un po' fatica poi nel cantare, ma l'importante è farlo, ecco, capito? Diciamo che sotto questo aspetto mi ha aiutato molto anche alcune esperienze teatrali, che ho svolto, e anche ovviamente sicuramente una preparazione atletica. Basti pensare a tutti gli artisti che oggi a una certa età stanno ancora sulla cresta dell'onda, basta vedere la preparazione fisica che uno su tutti. E la fa, io sono della provincia di Taranto, sono di Palagianello, provincia di Taranto, 74018099 prefisso, che non ve ne frega niente, però siamo a 5 minuti, 10 minuti da Castellaneta Marina. Castellaneta Marina, chi c'è? Ogni anno l'assaggio, adesso sta lì Vasco Rossi. Che fa? Lui va, a me, cioè, non dico che mi fa schifo, ma quasi, a me non mi piace Vasco Rossi, però lui va là, si sta un mesetto prima di iniziare il tour e fa la preparazione fisica per il tour, poi le prove tecniche, cioè. Lui si fa la corsetta sulla spiaggia, cioè, quanti anni c'ha? 70 anni, 65 anni, 66 anni, e lui fa la quindi hai fatto bene, dobbiamo ricordarlo, questo aspetto è importante anche per i ragazzi, per i giovani ragazzi che intraprendono questa strada. Non pensate che voi volete io fare il cantante, guardate che fare il cantante, fare l'artista da palcoscenico, non l'artista di YouTube dietro la telecamerina a casa, a stare su un palco ha bisogno di una certa preparazione mentale, fisica, atletica, eccetera, eccetera. E questa è la dimostrazione. Purtroppo non può fare uno spogliarello, se no la fidanzata poi gli fa così. Però guardate che fisico che c'ha. Io invece sto inguaiato nero, e se faccio due movimenti un po' più così non ce la faccio più nemmeno a respirare, e quindi è colpa mia, sbaglio. Quindi dai un insegnamento particolare, caro il nostro Pellegrino. Assolutamente sì.
Poi c'è da dire anche che ovviamente poi chi fa questo tipo di lavoro, e io sono fortunato perché ho l'opportunità di congiungere comunque una indubbia fonte di reddito con una passione, poi sicuramente lo fa a 360 gradi, quindi è normale che il tutto è propedeutico. Mi dispiace solamente che oggi, perché come dicevo noi siamo un gruppo di 6 persone, gli altri elementi non hanno potuto presenziare. Li salutiamo tutti con affetto, perché ecco, se tu sei forte figura di loro, quindi sì, sarà un gruppo da paura. Le basi che questa sera oggi stiamo proponendo, no, che questa sì, se non penso che siamo che siamo che no, no, assolutamente sono le 11:40. Bravi, venerdì. Sono le 11:40 di venerdì 27. 26. 27. È 27 o 26? 27. È 27. Vabbè, però tu gli spiriti ci sono. Tu però sei rimasto col fuso orario di ieri. Sì, io però vedi come sto, sei guaiato oggi. Comunque siamo in diretta, 27. Siamo in diretta. Le basi diretta. Sono tutte quante realizzate da noi e tutto in autoproduzione. Bellissimo. Cioè noi abbiamo registrato col microfono la batteria, noi abbiamo registrato... Ma soprattutto, scusami se ti interrompo, prendi da dietro, come si dice dalle mie parti, vi siete autofinanziati, cioè la batteria che voi usate per registrare, ma la siete comprata voi? Sì, anche il microfono. Sacrifici, anche i microfoni. E lo abbiamo, il lavoro in studio l'abbiamo fatto noi, cioè io e il mio collega chitarrista, che lo salutiamo, Michele Follo. Ciao Michele. Ci siamo fatti le nottate, perché ovviamente durante la giornata noi siamo entrambi impiegati, quindi in effetti al di là ovviamente del consueto lavoro, orario di lavoro più gli straordinari, quindi ovviamente nottetempo ci siamo dedicati a questo progetto, e questa cosa ovviamente ci piace, e infatti lo specifichiamo anche nelle demo che noi distribuiamo gratuitamente ai locali, dove appunto bella specifichiamo che demo, non tutti lo fanno, sì, noi specifichiamo che il prodotto che il gestore dei locali ovviamente per la valutazione viene ad ascoltare è frutto ovviamente di un lavoro che è stato fatto sicuramente in studio eccetera, ma in parte, che per esempio nella demo nuova che uscirà a breve noi abbiamo incluso un brano eseguito dal vivo che abbiamo eseguito un anno e mezzo fa durante un'esibizione al Paladua per un evento di beneficenza UNICEF, quindi in effetti bello. Abbiamo avuto anche la possibilità di effettuare questa ripresa dal vivo e sarà una cosa dal vivo, sì, che noi metteremo nella prossima demo. Ed quindi, è una insomma, cosa particolare, perché Pellegrino non tutti gli artisti fanno ciò, nel senso vanno nel locale vuoi suonare suoniamo, invece no, loro sono di una professionalità unica, e lo si vede, lo si sente anche qui in diretta e nel modo in cui lui spiega il suo progetto, vuol dire che c'è passione, vuol dire che c'è lavoro dietro, e quindi col demo tu vai dal demo e c'è una cosa bella preparata, ascoltate, se non vi piace non mi chiamate, se vi piace perché, esattamente, cioè, questo è il pensiero del, cioè il perché avete creato il demo, perché io ti do il demo, mi senti, ti piaccio, sì, 100 miliardi di euro, sto scherzando. Alla demo noi ovviamente affianchiamo anche l'idea della nostra scaletta, quindi in effetti noi specifichiamo al locale quali sono i pezzi proprio, quindi il locale non ha, il gestore non ha sorprese, noi gli facciamo ascoltare come suoniamo, quindi come lo interpretiamo il pezzo, quindi nel momento in cui vengono a chiedere della nostra presenza per un evento, voi sanno precisamente che cosa vanno incontro e che questo tipo di musica e ti devo fate dire che questa cosa ovviamente è un sicuramente pone noi in condizione di lavorare di più, perché ovviamente dobbiamo rinnovare il repertorio se ti vai a proporre allo stesso locale con normale, una cadenza normale, ogni giusto, tot anni, lavori sicuramente sulla qualità, lavori perché ovviamente crei un prodotto che ovviamente richiede una preparazione maggiore, però io sono convinto che questo modo di fare, che è sicuramente più laborioso ma è sicuramente più trasparente nei confronti del gestore di locale, alla fine paghi. Questa, perché il a casa locale mia si chiama rispetto verso
chi vi dovrebbe pagare per una serata nel loro locale. Quindi siete eccezionali sotto questo punto di vista, caro. Grazie. Pellegrino Varricchio. Diciamo che sotto questo aspetto è come gioca... questo tema è come una puntata zero di un nostro programma. Un programma nuovo, tu vedi lo sponsor, dici che dovete fare? Questo programma ti piace? Esatto. Bravo. Io so fuori. Perché tu hai trovato il punto d'incontro tra il nostro mondo. Questa, diciamo, binomio che io so le parole nuove, voglio. Fare televisione non è facile. Non è da tutti. Se sto io è da tutti. Nel senso, non è facile. Però Pellegrino Varricchio, non mi dire niente, ma ci stiamo dilungando un po' troppo. Non perché queste cose siano meno importanti del canto o della tua esibizione, ma visto che abbiamo l'opportunità di fare il demo, cioè il demo invece del CD, lo stai facendo qua, per dire a chi ti sta guardando: avete un locale, avete una sala ricevimenti, un concerto, una festa in piazza, noi facciamo questo. Quindi adesso il nostro Pellegrino Varricchio, mannaggia, Carlo Conti sta a Sanremo e io sto sto scherzando naturalmente, devo dire grazie a chi sapete che mi dà i soldi. E quindi la Rai no. Chi se ci sta qua la saluta, gli voglio un bene, abbraccio circolare, e pur l'assegno circolare. Ah, ti è piaciuta questa? Mi sei piaciuta? Bravo. Questa è stata bella, mi è piaciuta pure a me. Peppino, ti è piaciuta questa? Aldo Ferizza, ti è piaciuta questa? Spegni tutti, mani. Allora, Pellegrino Varricchio adesso invece ci fa il suo secondo brano, la sua seconda canzone. Quale? Il secondo brano fa riferimento a un brano di qualche anno fa, cantato da una band britpop, i Killers. Come no? È uno dei brani, diciamo, che ha fatto il successo del primo CD, della prima compilation che loro hanno venduto, diciamo quella di lancio. E il brano si chiama Read My Mind, reinterpretato in maniera sui generis. Perfetto. Allora, signor Read My Mind dei Killers. Esce, facciamo una costruita così. Aspetta che sono sparito. A posto, vado bene. Pellegrino Varricchio. Tac, maestro. I'm gonna turn this thing around. You beat in my
inimitabile, perfetto, eccezionale, sensazionale, Pellegrino Varricchio! Grazie, grazie, grazie. Mamma mia, ma poi è bello anche fare un passo indietro nel tempo, cioè nel senso, queste sono canzoni degli anni 80, giusto? Queste degli anni 90? No, 2000, no. Sì, è l'ultimo decennio comunque. I Killers, sì. Fatto schifo. Sono giovincelli. Si può rifare? Sì, ah, possiamo potremmo, rifare, sì. Aldo. Però c'è da dire una cosa. Ah, facciamo il rewind, lo sai fare tu? Sì. 3, 2, 1. Figura di merda. Pellegrino Varricchio! Bravo, no, anche perché sai, è bello fare un passo indietro negli anni 2000. Sì, sì, proprio. Sì, sì, è degli anni 2000. Conosci i Killers, quindi? Come no, The Killers, traduzione i Killers. gli omicidi, gli omicidi, è giusto? Sì, sì. Oh, non c'è bisogno di fare. I Killers in verità sono gli assassini. E gli omicidi. Gli omicidi. Come si dice? Si dice, tu sei un omicida? Scusa, mica ho sbagliato. Sì, no, 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 no. Un omicidia, pari omicidi. Omicidi. Quindi, caro Pellegrino, ma a parte tutto, non mi dire assolutamente nulla. Tu devi andare giustamente. Quindi cioè, me ne vado, cioè non dico no. Niente. Okay. No. Il problema è che è finito il tempo. In che senso? Ah. L'ultima canzone la dobbiamo fare, quindi la dobbiamo fare presto. Perché poi dobbiamo chiudere. Direi perlomeno presentare i componenti. No, quello sì. Però nel senso è molto importante. La terza canzone la dobbiamo sentire per forza. Quindi quando vuoi. Allora, innanzitutto io vorrei ringraziare voi che avete dato la possibilità per la seconda volta un progetto per il quale insomma noi stiamo investendo una serie di risorse economiche, anche diciamo una serie di risorse in termini di sforzi eccetera. Ovviamente non sono solo in questo progetto, ovviamente sono assolutamente accompagnato da Vincenzo Forgione alla tastiera e anche alle voci stupide fuori campo. Sì, alla grande. Andiamo d'accordo. Poi, da Alvise Biele che suona il basso e ovviamente sostiene un apporto morale, il nostro Papà Castoro. Ciao Papà Castoro. Vorrei ringraziare Michele Follo alla chitarra e al sostegno psicologico. Vai Michele Follo che abbiamo salutato già prima, ciao! Valerio Apicella e al suo straordinario talento jazzistico al piano. Ciao e Vincenzo! Al synth, Valerio. Valerio Apicella. Okay. Valeria Picella e poi a Pellegrino Bosco che è la nostra new entry. Lo conosci? No, non lo conosco, però dico che cappero. Già sai tu che ti chiami. C'è un altro Pellegrino. Sì, quindi siamo una squadra di Pellegrini. Che non è facile trovare due Pellegrini. Pellegrino Bosco alla batteria che ci sta dando una mano ed è speciale, squisito. Però permettimi di fare un ringraziamento speciale anche ad Alessandro Mazza che è l'ex batterista che ha fatto una scelta di vita e purtroppo per noi è andato a studiare a Nord Italia, che però è comunque parte integrante fondamentale di questo gruppo, così come le altre persone, e qui cito ad esempio i nostri ex bassisti, i nostri che comunque ex, hanno contribuito, che diciamo, hanno sicuramente contribuito e che, con i quali ovviamente noi restiamo in un rapporto speciale, perché ovviamente la musica è questo collante. L'ultimo brano che vi faccio ascoltare è un brano dei Maroon 5, si chiama Dislove. Questo di qualche anno fa, qualche anno fa, solamente che noi come al solito lo abbiamo riarrangiato un po' alla nostra maniera, speriamo che vi piaccia, adesso lo sentite. Ah, perché lo sai pure dicendo, speriamo che vi piace. Signore e signori, io approfitto perché è tardi, quindi lo saluto adesso, mi piace l'idea di presentare la pubblicità e poi il TG Flash sfumandoti alla fine della tua canzone, quindi io ti saluto qui caro Pellegrino Varricchio, magari per una prossima edizione di 8 mattina sarà un grande piacere sicuramente riaverti, magari con tutta un onore per me e anche sicuramente per i ragazzi, magari con tutta la band, tutti qua, va bene, sì, tutti sì. Gli altri si componenti ci stringiamo un po', è un po' appena no, ma noi ci abbiamo altro su, magari poi te lo do. Poi signore e signori, Pellegrino Varricchio, ciao, grazie Enrico. Ciao Enrico.
so I have been unrecognized. The fire burning in your eyes, the chairs that control my mind. We sprig about, yeah, she get on the plane, never to return again, but I was in my heart. Could I know this love was taking a stone on me? She said goodbye to me and to me for. Cause I won't say goodbye anymore. Whoa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I try my best to feel her appetite, keeping coming every night, so how to keep you satisfied. But I know keeping a love alive is what just a game, pretending to feel the same, turn around and leave again, yeah, yeah. And this love has taken a toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me. And I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Whoa. Stelle sopra il monte più alto del mondo, a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Grazie, grazie al maestro Giuseppe Relmi, ben ritrovati in diretta ad 8 mattina, è arrivato il momento dedicato alla salute, al benessere, ma oggi parliamo anche di bellezza, ma lo faremo tra pochissimo, perché prima di presentarvi il nostro ospite chiedo ad Aldo Finizia Regia la sigla di In Salute. Con noi ad 8 mattina per la rubrica In Salute il dottor Giuseppe Dello Buono, fisioterapista. Con lui parleremo di come intervenire sul viso con il metodo Dello Buono. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie di essere con noi. Possiamo grazie. Dire che presenteremo come è possibile, se è possibile, un lifting naturale. Il viso, sì, il lifting naturale, che noi vogliamo cercare di avere il viso bello, luminoso e che dia l'espressione della persona, cioè un lifting naturale. Allora, partiamo subito dalle problematiche con la prima slide. La prima slide, qua vediamo, che cosa vediamo? È molto bella questa immagine e ricordatela tutti. Che cosa vediamo? Vediamo una persona con i muscoli, cioè
un viso dove c'è una parte con la pelle e l'altra parte senza pelle, e sopra c'è un'immagine dei vari strati, per cui abbiamo l'epidermi della pelle, il derma, e dopo sotto i muscoli e alla fine l'osso. Per cui quando uno parla di viso bisogna pensare alla persona, perché sotto la pelle che cosa c'è? Ci sono i muscoli. Spesso noi ci soffermiamo al viso perché è il viso, è quello che noi vediamo subito, perché il resto della pelle è rivestito dalla giacca, dalla camicia, dalla magliettina e così via, ma quello che noi vediamo è la pelle. Quello che non vediamo è sotto la pelle, come quello che non vediamo sotto una camicia, che è la pelle. Allora che cosa è da capire? Come rendere questo viso bello, cioè dare il lifting al viso. Ma che cosa vuol dire lifting al viso? Lifting vuol dire bellezza, vuol dire espressione, vuol dire tono. Io chiedo una cosa molto semplice alle persone: quando volete creare un bel tono muscolare, volete togliere il grasso dall'addome, creare delle gambe bellissime, che cosa si fa? Si fa la dieta, si fa la ginnastica e si fanno i trattamenti anticellulite per la circolazione, detta per i massaggi. È un po' semplice, dottore. Noi siamo in vista dell'estate, tutti alle prese con la prova costume. Esattamente. Ci si impegna un pochino. Bisogna fare un bel impegno, esatto. Bisogna impegnarsi per ottenere un risultato bello per la cellulite, per la pelle, per le, cioè, così via. Il viso non cambia. Il viso, non dobbiamo pensare al lifting al viso con la crema come vorremmo fare. Potremmo fare un lifting alla gamba, allora basta mettere una crema e facciamo il lifting alla gamba. E allora qual è il problema del viso? Andiamolo a scoprire, andiamo a capire che succede, perché si creano le rughe, perché si crea il cadere della pelle del viso, è come il cadere della pelle di una gamba o del braccio e così via. Che cosa vogliamo fare noi col nostro metodo? Col metodo dello buono siamo riusciti a legare, vediamo questo strato, lo strato giovanile e lo strato della pelle che invecchia. Questo strato, noi vediamo solo la pelle, cioè abbiamo l'ipoderma fino al derma sotto lo strato giallo, sotto questo pezzo, questo cubo, c'è il muscolo. Il metodo dello buono vuol legare questo pezzo di strato al muscolo. Questo è il metodo dello buono. E a sinistra noi vediamo la parte giovanile, a destra vediamo la parte che invecchia. Che cosa invecchia? Invecchia tante cose, soprattutto la parte più sottile della pelle, che è proprio l'ipoderma, ma invecchia tutto. Ma in questo, vedete questo cubo, cosa c'è? Guardate con attenzione sopra, cosa c'è? Ci sono due fori importanti, uno dove esce il sebo e l'altro dove esce il sudore, la ghiandola sudoripera. Spesso noi sappiamo, parliamo di pH, parliamo di questa struttura pH. Che cos'è il pH? Ecco, cerchiamo di capire il viso, perché se noi lo capiamo in modo semplice riusciamo meglio a trattarlo. Come vedete abbiamo la parte superficiale che è il pH. pH chi ce lo dà? Il sebo, il sudore e la parte che invecchia, che cade, crea questa patina protettiva che lo rende bello. Se questi buchetti dove c'è il sudore che esce, dove c'è il grasso che esce e si miscela questo grasso e questo sudore che si miscelano e creano questo strato protettivo che si chiama pH, che è l'acido che protegge dai batteri e così via, che rende la pelle luminosa, lucida e bella, senza bisogno di tante cose. E che cosa noi facciamo? Lo dobbiamo trattare, lo vediamo dopo come fare. Adesso noi parliamo, diciamo, facciamo... Anticipiamo già da subito come sarà impostata questa puntata. Noi vogliamo spiegare, perché essere informati naturalmente è la base. È la base. Ma a breve poi vi mostreremo anche in che modo è possibile intervenire. Esatto, però se noi non riusciamo a interpretare questi meccanismi,
è inutile andarli a lavorare, perché per poterli lavorare li devo conoscere. E allora noi abbiamo visto che su questo strato ci sta la circolazione venosa, la circolazione arteriosa, la circolazione linfatica, ci stanno, c'è il grasso, c'è, ci sta il connettivo, ci sta tutta questa struttura, e questa pelle, questa bellissima pelle, che dobbiamo fare? Dobbiamo legarla al muscolo, perché quando la pelle cade vuol dire che ha perso il contatto con il muscolo. E io, nel momento in cui vedo, ecco, vedete, riguardate questa immagine, per cui che cosa abbiamo? Il corpo umano è tutto muscoli, sopra il muscolo abbiamo un bel vestito che è la pelle, il derma e l'ipoderma. Questa struttura è un organo importantissimo, ma non lo dobbiamo guardare solo come punto dal viso. Per cui, se io a una gamba voglio legare la pelle al muscolo, al viso devo far sì che la pelle si lega al muscolo. Solo in questo modo io non ho più bisogno di creare alterazioni al tessuto. Se io mantengo sempre il tono dei muscoli che stanno sotto alla pelle del viso, e ce ne sono tantissimi di muscoli sotto al viso, l'avete visti, se io riesco a legare e rendere questi muscoli vivi, tonici, perché se ci sono i muscoli ma non sono vivi, non sono tonici, non sono pieni di energia, non sono pieni di vita, non riescono a legarsi alla pelle, e la pelle si allontana da questo muscolo che sta sotto e crolla. Poi col tempo la pelle superficiale diventa anche più sottile, perché non è stimolata dai parti, e diventa dura, e se diventa dura, per evitare di rompersi, crea le cosiddette rughe. E allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo evitare la ruga profonda. La ruga di espressione è un qualcosa di bello, è qualcosa di meraviglioso. L'espressione, togliere le rughe espressive, è una cattiveria fatta al viso, perché gli togliamo ciò che noi vogliamo trasmettere col viso. È uno spettacolo la ruga. E conservare però la bellezza, naturalmente è importante che il viso resta, la pelle del viso resti tonica, ma ci sono tanti altri problemi che intervengono, come l'acne, cuperose, macchie solari, rughe, palpebre cadenti, perché per quanto bella l'espressione, per quanto sia bello comunque una ruga, poi ci sono tutta una serie di problemi che inevitabilmente intervengono su quello che è l'aspetto del viso. E soprattutto io le chiedo, stiamo vedendo un elenco di problematiche che riguardano il viso, partiamo proprio da quelli che sono gli errori più comuni che facciamo nel trattare l'acne, nel trattare la cuperose. Esattamente. Allora partiamo dall'acne, che è quella più comune, soprattutto giovanile, l'acne giovanile, chiamiamola così. Ricordatevi che l'acne giovanile non è una malattia della pelle, bensì è un problema ormonale. Allora che succede? Che se io voglio trattare la pelle per risolvere il problema dell'acne, non ci riuscirò, anzi rischio di creare dei danni ulteriori. Per l'acne si va soprattutto, essendo un problema ormonale, si va dal medico per risolvere il problema ormonale, che è un acne, e così via. Poi colui che deve andare a fare il trattamento al viso in collaborazione col medico, perché non deve pensare che con le creme, cremine, eccetera, eccetera, noi risolviamo l'acne, ma con le creme e cremine possiamo migliorare, diciamo, il danno che ha creato in quel momento l'acne, senza aggredirla, perché potremmo fare dei danni notevoli. La stessa cosa abbiamo detto, le palpebre cadenti. Le palpebre cadenti si risolvono veramente, ma si ottengono dei risultati eccezionali. La palpebra cade per quale motivo? L'abbiamo detto prima, non è più legata al muscolo, ha perso questa qualità di tonicità dei muscoli dell'occhio, per esempio l'orbicolare dell'occhio, ha perso questa bella forza di mantenere a sé lo strato della pelle, perché a causa delle forze di gravità non riesce più a mantenerla, per cui c'è questa piccola caduta. Noi che cosa dobbiamo fare? Con un piccolo trattamento semplicissimo, tra virgolette, che è uno studio profondo di 40 anni, dopo questi vari studi siamo riusciti a far sì che la palpebra si lega al muscolo, e legandosi al muscolo non è più cadente e diventa tonica.
Andiamo avanti con le slide. Ecco qui. Eccole qua. Chiaramente in maniera simpatica mostra quello che sono i sentimenti e le emozioni che traspaiono dal viso. Lei ha detto da subito: una bella ruga non fa male, un'espressione, l'espressione del viso dobbiamo conservarla. Come conservare queste espressioni ma allo stesso tempo far sì che una ruga non sia troppo profonda, che non sia brutta da vedere? Esatto. Una cosa è l'espressione, la ruga espressiva, dove ci trasmette le vere emozioni, la bellezza, la tristezza, la felicità, la gioia, ma tutto quello che volete. Il viso è grandioso. Una cosa è la grande ruga, dove si vede la pelle cadente, che è la sofferenza della pelle. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere la capacità di lasciare l'espressione dove la persona, se è felice, deve dare quella felicità, deve dare quella gioia, deve farlo vedere. È un bel sorriso vero, naturale, è un qualcosa di meraviglioso. Anche un viso triste ci trasmette qualcosa, ma deve trasmettere la verità di cosa siamo. Ma quello che dobbiamo togliere, giustamente come dicevi, è la ruga profonda, cioè la ruga che è segno di sofferenza del viso. Noi quello che dobbiamo togliere è la sofferenza. La sofferenza come la togliamo? Andando a ricostruire i vari strati delle strutture della pelle, del derma, dell'ipoderma fino al muscolo. Noi adesso leggiamo, nel viso si leggono, chiedo ad Aldo e Regia di tornare sulla slide, sentimenti, preoccupazioni, stress, mancanza di sonno, dieta priva di vitamine, tutta una serie, il nostro viso in qualche modo racconta quello che è anche lo stato d'animo, il periodo, il vissuto di una persona. C'è la storia, noi siamo la storia, noi vediamo l'età, vediamo la sofferenza, riusciamo a capire se una persona ha sofferto tantissimo, ha lavorato tantissimo, sta bene. Si vedono tante cose dal viso, ma perché dobbiamo nasconderle? Noi abbiamo un libro, dobbiamo essere aperti alla vita, dobbiamo essere aperti con tutto il viso. Quando andiamo a togliere con vari meccanismi che non stiamo qui a dire, quelle belle espressioni, sembrano ormai tutti uguali. C'è solo le labbra che si muovono perché trasmette la voce, ma trasmettiamo la voce, ma non trasmettiamo il sentimento di quello che vogliamo dire. Noi dobbiamo trasmettere con la parola e con lo sguardo un qualcosa di importante, quello che noi, il sentimento. Se non riusciamo a trasmettere il nostro sentimento positivo, negativo, gioioso, felice, eccetera, perdiamo la bellezza del rapporto con gli altri. Io in apertura però ho detto parleremo anche di bellezza, perché naturalmente lei giustamente sta trasmettendo un messaggio importante, assolutamente il viso deve conservare la propria espressività, anche gli anni che passano in qualche modo bisogna saperli mostrare. Come però conservare o recuperare, abbiamo visto tra le varie faccine simpatiche, quella faccina stressatissima, come conservare un aspetto comunque bello, come eccola, stiamo vedendo la stressatissima, stressata, divertita, affascinante, stiamo vedendo varie faccine, non tutte piacevoli, comunque noi donne, spesso le donne vorremmo in qualche modo recuperare un aspetto più bello. È la prima cosa, col metodo quello vogliamo ottenere, della sofferenza della pelle, riportare la luminosità, riportare la bellezza, riportare la freschezza della pelle, per cui riportare la gioventù della propria pelle e avere il top. Dice, ma cosa avete fatto al viso? Sei diventata più giovane. È un lifting vero e proprio. Cioè, in effetti, noi che cosa andiamo a creare? Andiamo a ricostruire questo viso che diventa vivo, diventa vero, diventa giovane. Giovane più a lungo, ma senza modificare l'aspetto della persona, è possibile? Sì. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa. Lei ha detto è possibile, quindi ora ci dimostra come è possibile, naturalmente sempre in diretta tra pochi minuti su 8 Mattina. Ben ritrovati ad 8 Mattina, continuiamo a parlare di viso, di bellezza, di come intervenire sull'aspetto del nostro viso, sull'aspetto della nostra
pelle. Vi abbiamo promesso, prima della pausa pubblicitaria, di spiegare come è possibile intervenire. Ci ha raggiunto la dottoressa Sara e il dottore ci mostrerà come si interviene con il metodo dello buono. Io però mi diverto sempre a farla arrabbiare un pochino. Sempre, è così. Parliamo di oli, creme, perché noi donne, quando pensiamo al viso, ho l'acne, ho un problema, vedo il viso un po' spento, stressato, prendo una crema. La crema è utile, molto, molto utile per nutrire l'epidermide, diciamo, no? Per cui noi vogliamo rendere questa pelle bella, nutrita, ma noi stiamo parlando dello strato superficiale della pelle. Però che succede? Che spesso si usano degli prodotti per coprire l'acne. L'acne, essendo già di per sé una microferita che ha bisogno di ossigeno, quando lo andiamo a coprire soffre, e anche se poi lo curiamo a livello, è il medico che deve pensare come curare, però andando a rimanere sotto la sofferenza è come mettere un cerotto di plastica su una ferita, per cui non guarirà mai. Cioè l'acne deve respirare, bisogna risolvere il problema dell'acne. Quando si è risolto si fa il trattamento, si mette gli oli, le creme, le cremine per nutrire la pelle. Bisogna l'epidermide. Però è importante intervenire prima, quindi bisogna coprire, intervenire. Non basta. Lei esatto. Però prima ci ha detto che è possibile conservare un aspetto giovane più a lungo senza modificare assolutamente quelli che sono i lineamenti, senza avere questi visi, diceva, si vedono solo le labbra, poi il resto no, bisogna conservare l'aspetto, ma ci mostra come, abbiamo anche una slide da vedere. Allora, noi in questo momento con la dottoressa Sara cosa facciamo? Queste che leggiamo sono cosa fare appena svegli prima di andare a letto, ma questo si può fare dopo. Dopo. Noi la prima cosa è importante, tutto quello cosa fare che faremo dopo che la persona è andata dall'estetista, dal massaggiatore, dal fisioterapista, ha fatto il trattamento, ha creato il giusto equilibrio del trattamento e poi passerà, diciamo, all'autogestione del proprio viso. Allora, prima di questa fase che spiegheremo a breve, vediamo come invece interviene l'esperto. Allora, cosa succede? La cliente, in questo caso abbiamo la dottoressa Sara, viene da me per un trattamento al viso. Il trattamento al viso, ce ne sono di tanti, tante problematiche. Ci può essere la ragazza che viene perché si vuole sposare. Allora, trattamento al viso, va dall'estetista. No, viene prima da me. Ma cosa faccio io? Faccio altro che rimodellare, dare tono ai muscoli in modo che il viso diventa ancora più splendente, come dicevamo prima, e poi l'estetista penserà come curare meglio l'espressione, i colori degli occhi, del viso, dare movimento, dare la bellezza assoluta. Possiamo dire a quel punto compito dell'estetista, del make-up artist, sarà valorizzare un viso già bello, non coprire, non dover andare a fare una maschera a volte. Bellissimo, no? Per mi piace esigenza. Questa, valorizzare, non coprire, giusto, valorizzare. Noi cercheremo di far sì che questo valore lo si veda. Da dove si comincia? Noi dobbiamo pensare di trattare i muscoli. Io ho già trattato il collo, facciamo immagini e così via. Adesso che cosa faccio? Tratto la parte della pelle. Questa pelle del collo si chiama muscolo platisma. Questo qua nella pelle c'è un muscolo che si chiama platisma. È l'unico punto dove, trattando la pelle, tratto il muscolo. Per cui che cosa faccio? Andrò a fare un massaggio proprio. Già ho fatto gli sfioramenti, come avete visto, in questo modo. Io devo andare verso il basso in questo caso. Vado verso il basso, comincio a sfiorare tutto il viso, la prima cosa, perché io quando tocco la pelle, automaticamente la pelle comincia a creare endorfine, a creare meccanismi di vasodilatazione, per cui la prima cosa che faccio, io comincio a creare dei bellissimi sfioramenti, dolci, molto dolci e così via. Dopodiché comincio a trattare il mio muscolo platisma, che noi vedremo che cambierà tantissimo, velocemente. Velocemente.
Nel frattempo, io che cosa sarò molto veloce, non mi soffermerò tutto. Naturalmente lo precisiamo come sempre, noi dobbiamo rispettare quelli che sono i tempi televisivi, quindi vi mostriamo in che modo si interviene, ma i tempi del trattamento sono diversi. Che, da dove si comincia? Si comincia poi a trattare, fatto tutti i trattamenti, dal muscolo massetere. Questo muscolo massetere è molto importante, io lo vado proprio a trattare in questo modo, andando a fare i miei sfioramenti, poi prenderò gli zigomatici. Vedete, Sara sta cominciando a creare qui della piccola cuperosi. Con la cuperosi, che è una delle problematiche del viso, con questo trattamento sparisce quasi totalmente, per cui io andrò proprio a fare un lavoro. Perché si sta creando la cuperosi? Perché si stanno creando, qui si vede, delle problematiche sotto l'occhio. Se si creano queste problematiche sotto l'occhio, fra 20 anni, sicuramente non succederà a Sara perché farà i suoi trattamenti, ci saranno le palpebre cadenti. Da cosa dipende la cuperosi? Comunemente si pensa siano gli sbalzi di temperatura, caldo, freddo, quali sono gli errori che noi pensiamo? Perché a volte anche pensare che sia dovuto ad un errore, invece non è così, ci porta automaticamente a sbagliare anche poi il tipo di intervento e il tipo di trattamento da fare. La cuperosi è l'espressione di una cattiva circolazione, detto in modo semplice, cioè vuol dire che la circolazione a livello nella zona qui non funziona bene. Perché non funziona bene lo si deve capire, ogni persona poi ha la sua piccola problematica, ma è un problema circolatorio. Se io ripristino, perché quella è la mia intenzione, è ripristinare il meccanismo circolatorio, vado a ricostruire tutte le vie, diciamo, dei tessuti, io andrò a vedere che questa cuperosi sparisce completamente, cioè io devo ripristinare i meccanismi circolatori, andando a ripristinarli otterrò dei bellissimi risultati. Poi chiaramente io devo andare a lavorare l'elevatore del labbro, ma immaginate che si possono ricostruire anche una persona, diciamo meno giovane, non parliamo di Sara, di ottenere il risvolto delle labbra. Sapete che quando le labbra si invecchiano col tempo diventano piccole, sottili e così via. Perché? Perché il muscolo ha perso tono. Allora, andando a trattare il labbro, io posso proprio riuscire ad avere una qualità del labbro. Io poi vi farò vedere il lato sinistro e il lato destro di Sara, perché tratterò solo il lato destro stamattina, poi con calma tratteremo anche l'altro lato, per farvi vedere la differenza, se riusciamo, con le telecamere. Che adesso chiaramente vedi, io sto trattando il corrugatore, la parte alta del labbro, ma dell'occhio, chiedo scusa, ma a cosa serve? Serve a creare quello che stavamo dicendo prima all'inizio in teoria. Io voglio creare che questo lato si vada a legare al muscolo profondo. Se io riesco a legarlo al muscolo profondo, che cosa otterrò? Otterrò un bel risultato a livello di bellezza. Torniamo proprio a quella che era la prima slide, in cui abbiamo mostrato la pelle e poi i muscoli. Ecco qui, noi stiamo andando a trattare tutti quei muscoli che si vedono su quel faccino dall'altro lato, però noi qua vediamo la parte solo della pelle. Io invece sto trattando quello che c'è sotto la pelle, cioè quello che si vede in rosso. Lo vado a trattare continuamente. Lei prima ha parlato anche dell'importanza della circolazione, questo dimostra quello che abbiamo detto nel corso delle varie puntate, dell'importanza di intervenire sempre su tutto il corpo, che ogni parte del nostro corpo è collegata. Noi naturalmente lo abbiamo mostrato in un percorso fatto a tappe, si parte dai piedi fino ad arrivare al viso, ma è importante, a volte pensiamo abbiamo le occhiaie perché devo coprirle, devo colorarle, in realtà è un discorso di circolazione. È un discorso di circolazione. Non la faccio solo arrabbiare, vede? No, a volte la seguo. Non mi fa mai arrabbiare, anzi, come fa una persona
come te a farmi arrabbiare. Io naturalmente devo presentarle quelle che sono le domande che ci pongono i telespettatori, quindi quelli che sono gli errori più comuni, in questo caso molto le donne, perché sono le donne ad essere più attenti al viso, anche se secondo me questo è un trattamento che va benissimo anche allora, per gli uomini. Già se noi facciamo adesso, guardiamo i due lati se si può, riusciamo a vedere. Allora vederli. Vediamo se Sara deve alzarsi, chiediamo in regia. Eccola qui, ecco, guarda lì, vediamo se riusciamo a ingrandire il suo viso e a vederlo a destra, a sinistra, in modo da, se si riesce a vedere, i due lati possiamo vedere proprio la differenza. Ecco, la io non so se è la mia impressione, ma l'impressione è che un lato sia più alto. Esatto, no, è, vai a vedere proprio il lato destro, quello che abbiamo trattato, è completamente diverso, è più ricco, più tonico, abbiamo due lati completamente diversi. Praticamente quello che sognano tutti. Quello noi abbiamo ancora tutti. Pochi minuti però, perché a questo poi si aggiungono una serie di esercizi che possiamo e dobbiamo continuare dopo a fare a casa. Vediamo la slide che ce li elenca. L'altro lato lo facciamo dopo, va bene? Va bene. Allora, giustamente, cosa fare poi? Per mantenere questo tono, per mantenere la circolazione, Sara farà una serie di esercizi, adesso non li stiamo a descrivere tutti quanti, farà degli esercizi col viso. Questi esercizi a cosa servono? Uno va in palestra per fare cosa? Per migliorare il tono muscolare. Ma certamente non ho gli attrezzi per fare lavorare i muscoli del viso, è impossibile. L'unico modo è forzare con le espressioni. Allora fai un po' di esercizi col viso, Sara. Ecco, vedete, fa una serie di smorfie, chiamiamole così, fa dei movimenti mimici, lavora, per cui fai vedere il platisma come lo lavori, vedete, tira i muscoli del platisma, che è un muscolo importante per evitare l'invecchiamento. L'obiettivo è migliorare l'elasticità muscolare funzionale proprio del esattamente. Viso. Noi stiamo andando alla, è come se ci fossero tanti piccoli attrezzi che questi muscoli devono esercitare, e farà una serie di esercizi continuamente che noi già abbiamo detto l'altra volta, l'abbiamo assolutamente anche sempre messi. Ricordo che è possibile sempre rivedere le puntate in versione on demand sul sito di 8 Channel, quindi possiamo in qualche modo seguire tutto il percorso che riguarda tutto il corpo. Esatto. Ho fatto questo lavoro con i muscoli mimici, per cui avendo fatto gli esercizi, eccetera, eccetera, lei fa un automassaggio, che farà un automassaggio con il dorso dei pollici. Col dorso dei pollici, partendo dalla parte più bassa del viso, con piccoli movimenti molto dolci, si fa un automassaggio che andrà a drenare fino giù. Automassaggio da effettuare quando, per quanto tempo e quante volte al giorno? Dobbiamo dare delle indicazioni a chi ci sta seguendo. Allora, se lo si fa tutti i giorni, la mattina, il viso non diventerà bello, diventerà stupendo. Tutti i giorni? La mattina o una volta al giorno? Una volta quindi al giorno, per pochi minuti? Esatto. Fatto tutto questo lavoro, poi si metterà la propria cremina, la cosiddetta crema, per dare la luminosità e nutrire l'epidermide. E quindi valorizzare quello. Valorizzare quello che siamo riusciti noi a fare. E allora grazie al dottor Giuseppe Dello Buono, grazie per essere stato con noi, grazie per i consigli che ci ha dato. Io ricordo sempre che è possibile rivedere tutte le puntate e quindi in qualche modo seguire questo percorso che abbiamo mostrato a tappe. Grazie alla dottoressa Sara. Sta per entrare il nostro Gianrico, però, perché dobbiamo salutare, siamo arrivate al termine di questa puntata. Ecco, dalla regia se mi comunicano i tempi, sta arrivando il nostro Gianrico, eccolo qua. Che è successo? Si è andato a fare l'automassaggio al viso anche sì, tu? Sì, che non vi do neanche la mano. Buonasera a tutti. Dobbiamo chiudere. Dobbiamo sì, chiudere. Io pensavo, salutare. Pensavo sì, dottor Dello Buono. Abbiamo parlato del viso, no, dottore? Abbiamo sì. detto una cosa che riguarda soprattutto le donne, ma no, tutto quello che abbiamo detto possono anche, farlo anche gli uomini. Ma se noi facevamo il trattamento a lui si vedeva ancora di più. Perché? Perché?
è perché, c'è questa zona stanca, vedi, si sta abbassando, bisogna, è peccato, è un'espressione sofferente, bisogna dargli un po' di tono. Sì. Ah, scusate, dovreste vedere la faccia di Gianrico. Secondo me, non voglio mettere in dubbio questa situazione qua, però... Per quanto riguarda il viso, per i massaggi, lei è il numero uno. Però per la faccia, secondo me, no. In che senso? Potrei anche farne a meno che martedì finisce la trasmissione e non la vedo più. Allora, risale che è una cosa meravigliosa. Quindi, secondo me, qui non c'è bisogno di niente. Basta aspettare a mercoledì, non la vedo più e sta. Quindi tu dici che poi torni quando ritorniamo insieme? No, già dal martedì sera. Il pensiero che non è, allora sto, capito? Allora ti devo vedere per vedere se è vero. No, tu stati ci qua. Ci dobbiamo incontrare martedì sera per capire se effettivamente avevi ragione. Va bene, sì, non ci sono assolutamente problemi. Fatto sta che dobbiamo chiudere, quindi, cioè, io voglio chiudere, così poi arriva prima lunedì, prima martedì, hai capito? Bene, signore e signori, è stato un piacere stare qui. Grazie ancora, dottore. Grazie a tutti. È stato un piacere anche oggi, è fatto tardi. Che ne so? Beh, sì, dobbiamo chiudere assolutamente, vedi? Mancano pochi minuti, a te sei bloccato, mancano pochi minuti, ultima puntata in diretta dagli studi di Benevento. Ciao Benevento! Ci vediamo lunedì mattina, quando saremo in diretta da Avellino, sempre dalle 10 alle 13 sul canale 696 del Digitale Terrestre e sul sito www.ottocene.tv potrete riguardare la puntata nella sezione on demand, così senza che tu fai assolutamente, dove come sanno tutti i nostri telespettatori possono seguirci anche in streaming e seguiteci anche sulla pagina Facebook, sono in tantissimi bisogna dire, sì. Quindi ringraziare tutti coloro che ci seguono anche attraverso la pagina Facebook ufficiale di 8 mattina, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle 14 c'è il TG di 8 Sun. Ciao a tutti, vi vogliamo tanto bene, buon weekend, a lunedì, ciao! Ogni nome è un nome, ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no? Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, mi guida e così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando.